Sicuramente questo è il nuovo re, perché ha una bella corporatura. Ah, e invece tu gli hai detto no, no, non è lui, vai avanti. Ora, c'era un altro ragazzo, ha detto forse lui, ed io di nuovo, no, no, non è lui. Ma gli dicevo sempre no? Eh sì, li ha passati tutti e nessuno era quello giusto. A un certo punto, cosa doveva fare Samuele? Ha detto al papà, al signor Isai. Ma ha qualche altro figlio per caso? E allora lui ha detto sì, ne ho uno, ma è un pastorello. È più piccolino, è un ragazzino ed è nella campagna col gregge. E Samuele ha detto, corri a te, lo chiamare subito, ho bisogno di lui. Ah, e poi? E poi Davide è arrivato e lui non sapeva cosa fosse successo, ho visto tanta gente. Poi ha visto Samuele il profeta a casa tua, si è un po' preoccupato. Pensava che avesse fatto una barechella. Già, e invece Samuele, appena l'ha visto, ha capito tutto. Ha capito che Dio aveva scelto proprio Davide. E allora ha preso il corno con l'olio e l'ha unto re davanti ai suoi fratelli e a suo padre. Oh, che bella storia! Mi è sempre piaciuta la storia di Davide, sai, Poldo? Sì, è molto bella, ma Davide era anche un bravo musicista, sai? Marilu, ho trovato un libro della nostra mamma dove c'erano delle belle foto e diceva anche che Davide sapeva suonare l'arpa. Ma che strumento è l'arpa? Poldo, l'arpa è uno strumento molto bello, ha un suono melodioso e si suonava ai tempi di Davide, sai? Oh, mi piacerebbe tanto vederne una. Ora non so se si trovano, però ti posso fare un disegno, va bene? Oh, grazie Marilu, tu sei proprio una sorella fantastica! grazie Poldo! Allora, ti è piaciuta la storia del re Davide? Tanto, sai, era il re che doveva essere proprio quello giusto per Israele, mi sa, eh? Oh sì, poi sicuramente nelle altre lezioni scopriremo altre cose del re Davide, perché prima di diventare re ne ha dovuto passare delle belle esperienze, ma difficilissime. Già, vorrei proprio vedere un cartone animato. Te, per caso, c'hai un cartone animato? Posso vedere. Secondo me ce l'ha anche la mia mamma. Andiamo a vedere? Sì. Marilu, andiamo a vedere un cartone animato che parla di Davide. Ok, andiamo. Il pastorello coraggioso che divenne un gran re. Davide era intento a sorvegliare il gregge che brucava sul pendio. Una voce ruppe il silenzio. Era suo fratello Elia. Davide, corri a casa, presto! Samuele profeta è venuto a farci visita. Gli occhi di Davide si spalancarono dalla sorpresa. Perché Samuele era venuto a casa di suo padre? Arrivati a casa, lo attendevano i suoi fratelli, suo padre e Samuele. Tutti si chiedevano che cosa fosse accaduto di tanto terribile da richiedere la visita del profeta. Lo sguardo acuto di Samuele si posò su Davide, lo scrutò, poi tirò fuori un corno di bue, lo riempì di olio. Il profeta stava per ungere il nuovo re di Israele. Tra lo stupore dei presenti, Samuele versò l'olio sul capo di Davide. Ciascuno dei figli di Isai aveva una buona ragione per pensare che l'unzione aspettasse a lui anziché a Davide.
Ma Samuele non diede loro neppure uno sguardo, ma disse ad Isai: il Signore non guarda l'esteriore delle persone, egli guarda il cuore. Poi partì. Il più piccolo dei figli di Isai era stato unto re.